premio Braccagni 2013, il primo momento. Il nostro premio Braccagni è la sua seconda edizione, quindi è giovane, quasi almeno un anno, però c'è anche da dire anche un centenario, una volta da 22 anni, quindi non... può sembrare che l'Italia, il Modaiolo, proporre anche noi un premio, il premio Braccagni 2013. In effetti oggi si premia tutto e tutti, ci sono riconoscimenti in ogni forma d'arte o altra motivazione per ogni dono. Sovente si parla di riconoscimenti per valori culturali, economici, sociali e artistici. Noi non ci mettiamo sotto una cattedra per fare qualcosa di simile. Agiamo come semplici osservatori del nostro paese e come tali il nostro premio ha veramente poco di democratico e popolare, ma anzi è tutto soggettivo. Non ci nascondiamo dietro un dito, quello che facciamo è la persona che tendiamo, la persona che intendiamo premiare, non viene fuori da una raccolta di opinioni, da un sondaggio, da una ricerca di mercato, è solo ed esclusivamente frutto del nostro pensiero, del nostro modo di vedere e vivere la nostra comunità. Non vogliamo assegnare questo premio a chi ha vinto una qualche gara o chi è arrivato prima a qualche concorso. Vogliamo darlo un ringraziamento verso colui che pensiamo abbia fatto degli ottimi e onesti servizi verso la comunità tutta. Ognuno nel suo ramo, nessuno escluso. Per questo il premio Braccagni 2013 viene dato oggi ufficialmente a Don Luigi Bozzi. Nato da famiglia contadina il 28 aprile a Maenza, qui l'anno c'è ma 1975. A Maenza Latina, visse un'infanzia felice passata in buona parte in un paese in paese e nell'estate in campagna. Concluse le elementari, sentì dentro di sé il desiderio di vita assimilare a padre Costignano, che avevano la cura pastorale della comunità di Maenza. Fu stimolato ed incoraggiato da un sant'uomo che seguiva ragazzi nell'attività dell'oratorio. Gli studi del ginnasio furono chiusi a Viterbo, passò quindi a Roma, collegio San Prisco sull'Aventino, e per gli studi filosofici frequentò l'università presso il Pontificio Istituto Accademico Sant'Anselmo e Padre Benedetti, dove si è licenziato e laureato in Allora, questo è il premio Braccagni, il secondo premio, quindi che viene consegnato a Don Luigi Corzi, e appunto premio Braccagni 2013. Qualcosa anch'io, io sento poco, quanto pare qualcosa che bisogna dica, perché io parlerò solamente di Don Luigi, fondatore e direttore della Corale. Io sono stato il primo presidente della Corale, corista, poi ho messo sono vecchiato, anche io mi conto, quindi non lo faccio. Mi hanno invitato a tenere un pensiero spirituale ogni domenica, e io per tutto un anno, tutte le domeniche, ho cercato, come ha detto Bruno, ho cercato di proporre dei pensieri, delle considerazioni attraverso l'internet, il blog locale. No, ma l'internet va in tutto il mondo, no. Delle consonanze, delle assonanze tra una figura artistica e il testo, il significato del Vangelo di quella domenica, in modo che la figura già parla da sé. Se uno la studia a un commento, prima di quello che faccio io, a un commento che parte dal suo cervello, dal suo spirito,
e capisce ciò che voglio dire. Devo essere per forza brevissimo perché avrei paura di disturbare questo bellissimo messaggio che con lui ti per ringraziarmi questa anche per voi parlo. Dunque, no, era soltanto perché nelle parole, non so se di Bruno e di Roberto, è stato un accenno come mai mi ero fatto tanto amico di Braccagni e di questo cretino, perché? Ve lo dirò. Beh, naturalmente prima di tutto un confratello che ha sempre questo desiderio di assistere alla vita spirituale delle persone che il Signore le ha affidato, e questo tra di noi sempre già è una, come deve essere, una stupenda carta di presentazione. Però Don Luigi aggiungeva un'altra cosa che mi stava anche molto a cuore, perché oltre ad essere sacerdoti siamo musicisti, ed era proprio per questo, e allora faccio ricordo a padre Papinuti che anche aveva per te un dragone.